Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Michela, sono una mamma e vi do il benvenuto oggi in questo nuovo video. Ciao anche a te, Motorino, benvenuto. Vi ringrazio tantissimo oggi di essere insieme qui con me. Oggi ho deciso di improvvisare questo video o vlog che non ho ancora capito che cosa sarà. E ho deciso di fare un restauro totale di tutto questo, visto che sono conciata come il Belgio, non sono seduta sul gabinetto, se me lo state chiedendo, qua c'è il gabinetto, per comodità sono seduta sul bidet. E sono in tenuta da casa, ho finito di lavorare all'1:30, è post pranzo, sono le 2. E ho deciso di dedicare questa giornata interamente a me, a farmi le unghie, a fare un bellissimo impacco capelli, visto che ne abbiamo bisogno, perché i miei capelli stanno assumendo forme e cose che non mi piacciono. E scusate le mie sopracciglia, domani vado a farle, finalmente la mia estetista va a posto anche per me. E partiamo, volevo solamente portarvi con me in questo pomeriggio in cui mi restaurerò per le ferie che sono vicine, meno 2 giorni, non vedo l'ora. Mi dispiace tantissimo per le inquadrature che so che non saranno il top, per la luce che non sarà il top, ma noi ce ne sbattiamo, grazie mille, ci amiamo così, soprattutto per questa che non doveva essere qua davanti, me ne sono accorta ora. La mia amica spazzola che andrà ad aiutarmi a districare questa massa gigantesca e in forme di capelli. Gli do una bella pettinata e voglio andare a fare un bel impacco di oli perché ho un sacco di prodotti che sto finendo e voglio fare assolutamente fuori. Ho un sacco di rimasugli del mio periodo bio. Probabilmente tante cose saranno anche scadute, ma ho speso tantissimi soldi nel bio e non ho assolutamente intenzione di buttare via la roba, a meno che ovvio non sia completamente andata e rancida. Qua sotto c'è il mio mobiletto che sto riflettendo se farvi vedere o meno. Ve lo faccio vedere lo stesso così vi rendete conto di tutta la roba che ho. Questo qui, ragazzi, è un piccolo angolino, a parte quella crema della mia hair care routine. Qui sotto ho le polveri del mio periodo enne neutro, ho la Cassia, ho lo Shikakai, che è una polvere nutriente illuminante per capelli. Dietro lì ho altri pennelli di riserva un pochino più low cost. Ora non so quanto riuscirete a vedere dalle luci e oggi ho intenzione di far fuori questo olio cosmetico di fieno greco. E oggi ho intenzione di andare a fare fuori questo micro goccino che è avanzato di olio di fieno greco che sui miei capelli è una manna santa perché va veramente a lucidarli, nutrirli e renderli pazzeschi. Non ho i capelli particolarmente sporchi, ma oggi voglio fare un restauro totale. Vado a inumidirmi un pochino i capelli con acqua corrente del rubinetto, così. Vado giusto giusto a inumidirli perché gli oli comunque per penetrare abbastanza bene all'interno del capello, il capello deve essere un po' umido. Oggi vado ad utilizzare tanti oli che ho, sarà penso un anno che non vado a utilizzare oli sui capelli. In questo caso quindi vado a prendere un pochino del mio olio di germe di grano, vado a scaldarlo tra le mani. Non so se avete mai sentito la profumazione dell'olio di grano, ma non a tutti piace, ha un odore molto erbaceo e molto molto particolare, ma veramente sui miei capelli va ad agire in profondità. Vi ricordo che i miei capelli sono dei capelli mossi, crespi, spessi e molto molto duri.
A me la profumazione erbacea non dispiace, sinceramente. Vado a distribuirlo bene su tutti i miei capelli. Oltretutto adesso siamo a settembre e non so se capita anche a voi, ma perdo un botto, ma un botto di capelli. L'olio di fieno greco è un olio molto molto denso e corposo. Non so se avete mai utilizzato oli in generale, ma è molto molto simile all'olio di ricino, che è molto molto compatto e nutriente. E per i miei capelli va molto molto bene. Poi non so se avete mai visto parlare di brand di Pomelo e Co. Io su Instagram ne sono stata tartassata ovunque e tempo addietro, più di un anno fa, avevo deciso di acquistare questo. Questo qui è il Vanilla Boost. Che cos'è il Vanilla Boost? Il Vanilla Boost è praticamente questa confezione, ora è liquido, consigliano di tenerlo in frigo perché sotto i 25 gradi l'olio di cocco si liquefa, perché questo qui è a base di olio di cocco, vaniglia, olio di cocco, olio d'oliva, olio di jojoba, olio di avocado, olio di mandorle dolci, olio di argan. E profumo. La profumazione è molto molto dolce, sa proprio di dolcetto alla vaniglia. Ora non so se a voi può piacere. Comunque consigliano di tenerla in frigo in modo che si addensi proprio e diventi una crema. Io vado anche questo a depositarne un po'. Se esce, vedete? È proprio prendetemi così, un casino. E vado proprio a bagnarmi i capelli con l'olio. Vado proprio a lavarli. Il profumo di vaniglia lo trovo paradisiaco. Io adoro il profumo della vaniglia. E in questo modo ho fatto da la mia più o meno metà testa, prendo anche questi ciuffetti qua davanti perché anche questi qui tendono a seccarsi. Ora in questo modo prendo un elastico e vado a fare il mio chignon o cipollina. Per quelli di voi che mi chiedono come ti sei trovata con questo prodotto, vi devo dire che non è male, perché non è un prodotto con cui devo dire mi sono trovata male, ma trovo che per il costo che vale questo oggettino qui siamo un po' troppo fuori budget, nel senso che è ricchissimo di oli, per l'amor del cielo, ma a questo punto andiamo in erboristeria e ci compriamo un olio di jojoba, un olio d'argan che va benissimo, anche se l'olio d'argan sui capelli costa un po' too much, però questo qui al suo interno contiene tantissimi oli, quindi ci sta che il costo sia un pochino elevato, ma lo trovo un pochino uno strumento un po' per pigri, diciamo, è una cosa già pronta e fatta. Quando a casa potete farvi tranquillamente degli impacchi con gli oli, anche comprare un semplicissimo olio di cocco al supermercato nel reparto esotico alimentare, ormai l'olio di cocco lo troviamo ovunque, va più che bene. Questo qui è uno sfizio che mi sono voluta togliere, diciamo che terminato questo sicuramente non lo andrò a ricomprare, ecco. Adesso vado a spazzolare i miei capelli per distribuire bene l'olio. Ovviamente non andrò da nessuna parte conciata in questo modo. Poi certo io mi faccio vedere da mezzo mondo online, ma a me non importa. Non trovo che sia una cosa di cui ci si debba vergognare, anzi. Rieccomi qui, acconciatore beauty fatta. Adesso voglio andare a struccarmi, virgolette, anche se non ci tocchiamo effettivamente, perché comunque sulla nostra pelle rimangono sicuramente delle impurità, smog, polvere, agenti atmosferici,
che rovinano e alterano il pH della pelle, bisogna comunque sempre effettuare una corretta deterrazione. Io ora andrò a prendere la mia solita acqua micellare bifasica di Garnier al fiordaliso, me l'avete già vista usare, sono lì lì che la sto per finire, ho già lì lì che sto cercando di trattenermi dalla voglia di aprire quella nuova alla vitamina C, ce l'ho lì che mi sta chiamando, ma prima assolutamente devo finire questa, non voglio rientrare nel loop come quando ero piccolina di aprire 800 milioni di cose, anche se sembra, e non finire più niente. Vado a struccarmi con questo bifasico, che bisogna sempre prima sciacquare. Prendo i miei cotoncini filatissimi di Sien, non sono i miei preferiti sono quelli di Cotoneve. Vado a prendere un bel dischetto grande ovale, ridò una shakerata e vado a passarmela su tutto il viso. Eccomi qui ragazzi, inquadratura non ottimale, ma fa niente, ce la facciamo andare bene. E l'avete già vista nei prodotti nel video Mini Haul Beauty. L'ho provata ieri per la prima volta. Questa qui è la mousse purificante di Dove. Mi trovo molto molto bene. È una mousse super super soffice. E non vi avevo fatto vedere questo adesivo qui che sembra una cavolata, ma in realtà dice che è molto amato in Giappone questo prodotto. E è morbida da massaggiare e contiene estratto di amamelide che va benissimo e perché va a lenire la pelle in una maniera assurda. Ve la faccio vedere, vado a inumidire il viso appena appena, poi sgocciolante vado a prendere la mia mousse di Dove. Esce subito, la mousse è bella, densa e compatta, è strepitosa, molto molto morbida. Vado a passarmela sul viso, profumo buonissimo, sembra di agrumi, ma ora non saprei dirvi nello specifico, ma a me la profumazione piace moltissimo. E vado a insistere bene e a sciacquare bene il mio viso. Tamponare, mi raccomando, tamponate sempre, non sfregate mai l'asciugamano contro il viso. Il prodotto che vado ad utilizzare adesso dopo la detersione è questa mini taglia, l'avete già vista nei miei video, in qualche video precedente, mi sembra nel video in cui consigliavo maschere per pelle grassa. Ed è questa maschera enzimatica alla zucca, strepitosa, mi piace tantissimo. Di tutto il kit, questo qua faceva parte di un kit di 5 mini taglie di maschere di Peter Thomas, e mi piace veramente tanto. Questa veramente ha valso tutto, tutto il kit di maschere. È un prodotto molto molto costoso, mi sembra che questo in full size costi sui 44 euro se non mi sbaglio, ma sulla mia pelle veramente funziona benissimo, il mio è un tipo di pelle mista grassa e va ad esfoliare molto molto bene la pelle, la lascia molto liscia, vellutata, va ad affinare pori e grani irregolari della pelle, macchie da brufolo, macchie di brufoli vecchi, è molto 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 valida. E vi vado a fare vedere la maschera, vi vado a far vedere la consistenza. Questa qui è la crema, ha una consistenza, non so se riuscite a vedere, ci sono all'interno dei micro 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 granuli, è molto molto particolare. Comunque è in gel, si sente molto a contatto con la pelle i granuli. Vado a metterla molto lontano dalla zona del mio contorno occhi, vado a metterla e a insistere sul mento e soprattutto nella zona guance-naso.
Con i peeling enzimatici bisogna sempre avere un occhio di riguardo. Nel periodo adesso, quando tornerò dalle ferie e l'abbronzatura comincerà ad andarsene, vi voglio girare assolutamente un bellissimo video sui peeling enzimatici e sull'esfoliazione, perché c'è veramente poca informazione sui peeling, che sono una manna dal cielo se avete pelle mista e pelle grassa. Vi va veramente a cambiare le regole del gioco. Comunque, bisogna avere assolutamente un occhio di riguardo perché i peeling vanno ad esfoliare molto, molto, molto in profondità. Mi avvicino un po', vanno ad esfoliare molto, molto in profondità il nostro epidermide. E questo che cosa comporta? Che la pelle sia molto più sensibile alla luce del sole. Infatti, vengono molto molto sconsigliati in estate. Io li faccio lo stesso, non spesso come in inverno, ma comunque li faccio perché so che cosa sto facendo. Bisogna sempre mettere la protezione solare, mi raccomando. Questa maschera in particolare che cosa fa? Va sia ad esfoliare a livello meccanico, quindi con i microgranuli che ci sono all'interno, e ora sento che sta iniziando a pizzicare. È una maschera che va tenuta in posa molto poco, massimo 5 minuti, quindi il tempo di stenderla e massaggiarla un pochino, potete già risciacquarla dopo anche 3 minuti. Va praticamente a mangiarsi le cellule e la pelle morta, va a rinnovare tutto l'epidermide e di conseguenza la pelle tende a schiarirsi e a levigarsi. Per farvi vedere l'effetto della maschera peeling alla luce naturale del sole, questa qui è la mia pelle subito dopo il risciacquo, come vedete è ancora un pochino arrossata, ma è veramente bellissima, luminosa. A me piace tantissimo l'effetto di questa maschera. Prodotto nuovo skincare di cui mi sono veramente innamorata è questo qui, il nuovo tonico nuovo per me di Fenty Beauty, si chiama Fat Water ed è praticamente un ibrido tra un tonico e un siero. E Fenty Beauty ha questa filosofia di utilizzare prodotti in modo che facciano due cose in una, cosa molto molto interessante. Prodotto pagato 26 euro su Sephora, ma li vale tutti, ve lo posso assicurare, a parte il packaging bellissimo che trovo veramente sia stupendo. Questo tonico è ricchissimo di niacinamide che va anch'esso a levigare e migliorare l'aspetto della nostra pelle, soprattutto pelle mista e pelle grassa. È ricchissimo di estratti, piante di tutto il mondo che ora non vi sto ad elencare perché finiamo tra 4 giorni. E è specifico questo per pelle grassa e dice di mantenere l'idratazione a lungo, vero? Attenuare le macchie scure, tonificare la pelle e mantenere un effetto più uniforme e opacizzante. Devo dire che sta mantenendo, lo utilizzo da 3-4 giorni e devo dire che sta mantenendo veramente quello che dice. Allora, vi vado a far vedere l'utilizzo. Si gira questo tappino sopra, c'è un piccolo foro, ora è chiuso, ora è aperto, c'è questo piccolo foro, si capovolge. Non so se avete presente nella skincare coreana i sieri e i tonici sono così molto molto densi. Vado a fare un paio di giri sulle mie mani e lo vado ad applicare sul viso dopo la maschera enzimatica. Quindi ora la pelle è prontissima a prendere tutti i principi attivi che noi le diamo. La passo anche sul collo e faccio un automassaggio verso l'alto, in questo modo. La pelle l'ha già bevuta praticamente. Il profumo è non fortissimo, ma comunque c'è una profumazione leggera, ma c'è. È molto molto fresco. Io lo passo bene 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 dappertutto. Ritorno anche sul collo, mi raccomando, nella skincare non saltate mai il collo e voglio assolutamente provare
altri prodotti della linea Fenty Skin perché mi sta piacendo tantissimo e questo qua devo dire che mi ha veramente veramente colpito al momento. Come skincare al momento direi di andare a mettere solo il contorno occhi e un burro cacao e finire qui, non mettere altra crema. Stasera andrò a fare un'altra detersione prima di andare a dormire se vedo che la pelle si è unta. E andrò a mettere la mia crema che sto terminando, quella del Brand Kearness color Tiffany che vi ho fatto vedere nel video dei prodotti più usati di agosto. Come contorno occhi vado a usare questo qui del brand Yoma, è una crema contorno occhi energizzante molto molto liquida. Dice di essere un contorno occhi globale che agisce a 360 gradi. Devo dire che per quello che l'ho pagato è assolutamente un no. Ho trovato creme low cost molto molto più valide di questa qui. Risparmiatevi i vostri soldi, miei ormai sono già andati. L'erogatore è sempre Pump. Mi girano sempre un sacco le scatole per il fatto che non riesco mai ad usare perché me ne butta sempre fuori un sacco. È un contorno occhi comunque molto molto fresco, all'interno contiene della caffeina e credo qualche cosa di mentolato perché sento sempre un effetto molto molto fresco. Era piacevole quest'estate, devo dire, col caldo, però ora non vedo grandissimi miglioramenti sinceramente a livello di contorno occhi, microline sottili. Molto molto meglio quello all'acido ialuronico di Sephora, super economico e buonissimo, ve lo lascio qui. Questo qui è l'effetto del contorno occhi, ci mette un po' di tempo a riassorbirsi, ha bisogno comunque di un attimo. Rimane, vi ho detto, molto molto fresco, luminoso, perché comunque è luminoso, però non vedo dei grandissimi risultati per il costo esorbitante che ha questo prodotto. Lui costa 83 euro a prezzo pieno, ma non lo andrò assolutamente a ricomprare. Per me questo prodotto non vale minimamente 60 euro. Questo è un prodotto sì e no che vale 10 euro. Eccomi qua ragazzi, sempre stessa location, ma orario diverso. Ormai sono le 8 passate di sera. Io ho tenuto sull'impacco praticamente tutto il giorno, sono molto stanca, ma volevo farvi vedere l'effetto dell'impacco sui miei capelli. Io li ho lavati con lo shampoo Dove anticrespo, solo shampoo, li ho asciugati e ho messo questo prodottino qui. È semplicemente un risciacquo acido a base di birra del brand parentesi bio, me ne avete già sentito parlare, utilizzavo il suo protettore anticalore del capello e mi trovavo benissimo. Questo qui serve a dare più lucidità al capello, cosa che io stasera volevo come effetto. Ho asciugato i capelli, ho passato la spazzola lisciante per dare una sistemata, perché sennò sarei così, tipo stile afro. E questa qua è l'effetto dell'impacco sui miei capelli. Non so se riesco a farveli vedere. Comunque sono molto lucidi. Veramente mi piace molto come sono venuti. E credo proprio che per oggi, stasera, non andrò a farmi le unghie perché sono cottissima. Voglio solo mettermi giù e guardarmi qualche video, leggermi un libro e rilassarmi. Penso proprio che il video lo continuerò domani. Ciao ragazzi, buongiorno. Questo qui è il giorno seguente alle riprese che avete appena finito di vedere e volevo solo farvi vedere il mio kit, visto che domani avrò una sposa a una quarantina di minuti da dove abito io e volevo farvi vedere più o meno questi qua sono i prodotti che non mi avete quasi mai visto utilizzare. Questo qui è nuovissimo, è una palette di fondotinta, correttore e illuminante blush di Make Up For Ever. L'ho comprata apposta per questa sposina qua che purtroppo soffre di couperose. Questa qui è una palettina di correttori universali anti-imperfezioni, anti-occhiaie. Ci sono i colori primari, il bianco e il verde.
e tutti gli altri colori per andare a correggere le discromie. Il mio fantastico correttore di NYX, o almeno uno dei quattro che possiedo, qua ce n'è un altro, e l'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury, che è una garanzia, il blush che andrò ad utilizzare sulla sposa domani, che è un rosino freddo molto molto carino, e volevo solo far... e qui ci sono i miei pennelli da battaglia. Volevo solo farvi vedere così una ripresa di vita quotidiana. E rieccomi qui, ragazzi. Abbiamo cambiato di nuovo inquadratura. Oggi è un'altra giornata. È domenica, il giorno prima che io parta per andare in ferie. Non so, a questo punto ho girato, sono circa 2 o 3 giorni che giro ogni tanto qualche clip. Spero che il video comunque vi piaccia. Ormai penso di essere arrivata in versione vlog. Non vi spaventate per questo brutto graffio, l'ho fatto a lavoro già 3-4 giorni fa, l'ho disinfettato, è stato un piccolo incidente a lavoro, nulla di così grave. Sembra molto brutto, ma vi assicuro che non è stato nulla di che. Vi avevo promesso di fare insieme la manicure. Ora purtroppo mi sono resa conto che le inquadrature che faccio sono veramente pessime perché non possiedo un cavalletto, non ho ancora nulla di professionale. Avevo promesso di farvi vedere insieme la manicure. Cercherò di fare del mio meglio nelle inquadrature. Oggi non mi vedrete assolutamente in video perché sono in delle condizioni assolutamente pessime. Forse stasera ho in programma un aperitivo con le mie sorelle, perché ho 2 sorelle più grandi di me, e magari ci troveremo per fare i saluti finali. Nel caso, vi saluto adesso. Questa qui è la manicure che decido di andare a fare oggi e i prodotti, che sono i miei prodotti top per la manicure. Assolutamente il Instant Cuticle Remover di Sally Hansen, ed è praticamente un prodotto in gel che va applicato in questa parte qua delle cuticole e serve ad andare ad ammorbidire la pelle. Il bastoncino in ciliegio per andare a grattare la cuticola e cercare di sollevarla. Il tagliacuticole, assolutamente indispensabile per le mie manine da rospa. Questa limetta per unghie di Shaka con 2 lati, lato numero 1 per accorciare le unghie e lato numero 2 per andare a dargli la forma. Fantastico, il Miracle Base di Mesauda, è uno smalto trasparente in base, serve a allungare la performance dello smalto e i miei smalti preferiti che sono gli smalti di Essie. Ho deciso di non andare a colorare troppo le unghie perché in questo periodo mi piace molto l'unghia naturale, ma voglio comunque andare ordinata. Vi farò comunque vedere l'effetto finale. Ed è uno smalto trasparente con tantissimi, tantissimi brillantini bianchi e argento. Non è un effetto assolutamente kitsch. Se vi dovesse interessare, è nella colorazione Pure Perfect. Spero di averlo pronunciato bene. E questo qui è l'effetto. Andiamo a fare la manicure insieme. Queste qui sono le condizioni delle unghie. Questa è mezza rotta. Le cuticole sono lunghissime, altissime, veramente. E questa qua è la condizione. Vado come prima cosa a mettere il prodotto per ammorbidire le cuticole. È fatto in questo modo, beccuccio, e vado a metterne un pochino così sopra la cuticola, non so se riesce a vedere perché è trasparente, e si lascia in posa circa 30 secondi. Adesso che è passato il tempo di posa, vado a prendere il bastoncino e vado a spingere verso l'alto la cuticola in questo modo. Ragazzi, io non sono una onicotecnica, non mi occupo delle unghie, il mio mestiere è make up. Questa qui è la manicure mia personale, come me la faccio io a casa. Sicuramente ci saranno dei passaggi che sono sbagliati. Ora vado a prendere il tagliacuticole che è fatto in questo modo. Questo qui è piuttosto vecchio, ne dovrei acquistare uno nuovo perché purtroppo si apre molto molto facilmente, come vedete.
e vado a tagliare la pelle in eccesso che è rimasta rialzata. Ok, ragazze, mi dispiace, ho perso completamente le speranze perché questo qui ormai è da buttare, non riesco a utilizzarlo da sola. Sono riuscita a fare la mano sinistra a malapena, figuriamoci a destra. E io sono destrorsa, quindi assolutamente no, lasciamo perdere. Comunque, queste qui sono le mie unghiette al momento. Vado a prendere la mia limetta per unghie. Nel lato che deve accorciare e comincio molto delicatamente solo in un verso, in questo modo vado ad accorciarle. Sono andata a limare le unghie, le ho accorciate abbastanza perché non volevo le unghie troppo lunghe, a me non piacciono. Vado ad utilizzare la base di Mesauda, questa qua è la Miracle Base. Molto molto buona, vado ad applicarla e farla asciugare, si asciuga molto molto in fretta. Ed eccomi qua ragazzi, queste qui sono le mie unghiette finite, sono ancora un po' fresche. La tonalità comunque era quella brillantinata che vi ho fatto vedere prima, questa qua leggermente sembra perlata, questo qui è l'effetto con una sola passata. Perché volevo comunque un effetto unghia curata ma naturale. Non volevo mettere smalti troppo sgargianti. Andrò a fare la stessa cosa per la manicura ai piedi. Quella non ve la faccio vedere perché a me non piace assolutamente vedere video di manicura ai piedi. Non ho schifo dei piedi, ma preferisco di no. E queste qui sono le mie unghiette nuove.